Robbie Williams, Feel, una canzone che bazzica nella testa di parecchia gente da questa mattina, di qualcuno in particolare, perché a Facce da Radio oggi c'è veramente tanta tanta gente. È un po' di tempo, in effetti, che questo studio sembra un po' aver adottato lo stile del Carnevale di Rio, un sacco di gente effettivamente ogni giorno, sempre qui a farci compagnia, sempre qui a farci tornare il sorriso quando non c'è, ma noi ce l'abbiamo in realtà nel cuore, il sorriso siamo noi, il sole di questa giornata che non vuole uscire, ma meglio così, perché vuol dire che è stata accettata la petizione contro le giornate di sole quando Valentina lavora in studio. Per cui in realtà ci siamo, fila tutto liscio, è tutto regolarissimo. E siamo qui, finalmente possiamo svelarvi, con i Rockantology. Intanto benvenuti Luca e Giorgia. Ciao. Ciao. Che meraviglia, l'unico problema è che abbiamo scoperto poco fa che non siamo esattamente tutti. Ed è, Beh no. insomma, è bello vedere lo studio popolato, è bello anche vedervi al completo. Siete ben sei tra le altre cose. E ne Sì. abbiamo solo due, però abbiamo i pezzi fondamentali, perché abbiamo la voce e la chitarra. Insomma, Sì. direi che siamo, partiamo da sicuramente un buonissimo punto. Anche se non vogliamo perdere tempo e salutare immediatamente tutti gli altri componenti. Se sbaglio pronuncia, cognomi, nomi e quant'altro, Ma Giorgia, niente, io non se la faccio leva su prendono. di te perché devi sapere anche che Facce da Radio e Valentina sono esponenti fondamentali del movimento femminista del Piceno. Per cui in realtà io farò affidamento solo su di te, senza offesa per gli altri maschietti, Ci ma mancherebbe. capiranno che abbiamo un altro tipo di potere noi, per cui. Tu concordi Concordo, serenamente, va ottimo. benissimo. Per cui un salutone a Manuel Forlini. E Esatto. ci siamo, il primo punto l'abbiamo conquistato alla chitarra solista. Sì. Ok. A Francesco De Sisto alla tastiera. Ok. Fabio Bada alla batteria. Ok. No, No. al basso. Al basso. Vabbè, ci stava, insomma, ci poteva essere. E Fabio D'Ottavio. Alla Alla batteria, batteria, finalmente, qualcuno alla esatto. batteria doveva pure esserci, no? Io che avevo tutta sta fretta di presentare una batteria. Ma io, visto che oggi ho di fronte voi Luca e Giorgia, voce e chitarra, voce femminile perché come è giusto che sia, tutte le cose più importanti vanno lasciate in mano alle donne, cara la nostra Giorgia, per cui tutta bella bionda, riccia, sei un programma, insomma, per me a vederti ancora senza aver sentito la tua voce, sei portata a far musica. Grazie, poi bisogna anche vedere il Sicuramente live, bisogna, sì. anche tastare tutto questo, però come appeal ci siamo assolutamente. Te Luca invece, con la chitarra, sei la parte per caso seria del gruppo, che ti vedo molto concentrato, molto Pacato, zen. ma non devo dire che non sono Che non è vero, molto. perché è No, no, semplicemente non sono molto un'impressione. estroverso, quindi mi sto quasi forzando. Addirittura, Sì. quindi va da sé che vi sto anche battezzando, quindi il primo intervento radio che No, facciamo. no, siamo venuti anche l'anno scorso qui a R9. Ok, per cui, beh, comunque già tanto che vi abbia battezzato R9, purtroppo non è a me che tocca questo onore, caro il nostro Antonio, ma va bene lo stesso, perché? Perché io questo onore ce l'ho avuto con te! Grazie, È buonasera a vero? tutti. Soprattutto, è vero o no? Perché sai che non lo so, avevi già fatto un intervento in No, radio prima. no, io Bello, bello, queste contenta sono del primo. soddisfazioni. Sono veramente soddisfazioni, anche perché abbiamo quasi dimenticato di presentarti, mentre tu sei, dico la persona più importante perché sappiamo tutti che è Giorgia in questo momento, perché Soprattutto Giorgia. soprattutto Giorgia, cioè sai cosa vuol dire essere donna in questo studio, cioè sei veramente la regina del mondo in questo momento, però tu sei il promoter, il rappresentante, lo scopritore proprio dei Rockantology, quindi onore al Sì, merito, tranne scopritore, tranne perché il scopritore perché in realtà gruppo esistevano già, io li ho esisteva e semplicemente, poi è un gruppo fantastico. è un gruppo Io, fantastico. fantastico da ascoltare, come avremo modo fra un po', e più che altro è pieno, pieno, diciamo, di novità Pieno di questo novità, per cui gruppo. io che cos'è, parlando con te, che cos'è che dovrei aspettarmi dai Rockantology? Allora, dei Rockantology bisogna aspettare tutto. Tutto assolutamente a Tutto. livello musicale, tutto, perché noi ripercorriamo un po' tutte le tappe fondamentali dagli anni 50 ad oggi del panorama musicale, naturalmente. Quindi rivisitati soprattutto testi italiani in chiave rock. Abbiamo già un tour che vanta di 32 date l'anno scorso, 2015. Quest'anno abbiamo già una ventina di date, quindi andiamo avanti per la nostra strada. Cosa Insomma, direi? dai, ci siamo belli carichi, siamo già a regime, quindi direi che partiamo da una buona base.
da una partiremo il primo maggio, è una buonissima data, il primo maggio il primo maggio da San Benedetto. Perché primo maggio? Perché primo maggio? È primo sarà per di i primi, augurio, no? Dici tu, no? Sì, sì. È il primo dei primi, è festa. Quindi se si parte con il piede giusto, sto qui un pochino in modalità perculativa a quanto pare oggi, è un po' così. Sarà come il tempo, ma va bene, perché in realtà a noi tutto quello che interessa nella giornata di oggi è la buona musica, la vostra in particolar modo. Quella a cui siamo più affezionati è quella dei Guns N' Roses, senza nulla togliere Rock Anthology, ma concordate con me che quando una conduttrice a caso ha tatuaggi di loghi di band come Guns N' Roses, Metallica e Iron Maiden, vanno pompati, voglio dire, vanno pompati, perché se tanto mi dà tanto e se noi siamo effettivamente facenti parte del lato oscuro, i Guns N' Roses sono la parola d'ordine. Tu concordi soprattutto? Io concordo, voglio vedere il tatuaggio dei Rock Anthology. Il tatuaggio dei Rock Anthology sarà sicuramente il prossimo. Stiamo vediamo lavorando. Se oggi arriviamo a 100 sms e WhatsApp al 366 70 52 110, stasera è la volta buona. No, Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. You're all personal, Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Unknown, are you all alone? Flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch face. Reach out and touch face. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown, are you all alone? Flesh and bone, but a telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch face. Reach out and touch face. Reach out and touch me. Reach out and touch me. Ma io già vi adoro, anche perché voi, Rock Anthology, con Personal Jesus, mi avete reso felice inconsapevolmente. Perché voi non sapevate magari quanto io adorassi Depeche Mode. Per sono la mia band preferita. Esatto, per cui se voi mi presentate una roba del genere così in entrata, cioè partiamo subito con le stelle filanti che saltano fuori. Ma il che va benissimo, perché quando cominciamo pompazzoni, quando cominciamo belli carichi, in realtà è tutto quello che possiamo desiderare per far andare bene una trasmissione, una puntata e soprattutto la vostra intervista. Perché di voi che vogliamo parlare? Per esempio, voi Rock Anthology, stando a quello che ho appena sentito, stando al vostro repertorio a cui stavo dando un'occhiata, nascete come cover band. Sì. Sì. Ok, di che cosa ci occupiamo in particolare? Ci avvantaggiava prima Antonio che insomma affrontiamo un po' di tutto, quindi dagli anni 50 in poi andiamo un po', spaziamo
su quasi tutti sì, i generi. Diciamo, non proprio, diciamo che lo dice anche il nome, siamo appunto rock anthology. Cerchiamo un po' l'abecedario della musica. Rock, più o meno, cerchiamo di riproporre un repertorio rock dal rock and roll anni 50 al surf, fino magari al rock più moderno degli anni 90-2000, passando per l'hard rock, o magari rifacendo in chiave rock alcuni classici italiani. Insomma, quindi noi facciamo un pochino tutta una rivisitazione della musica più bella, quella che comunque si addice di più sia al vostro stile, sia soprattutto al tuo stile, perché sì, sarà una cosa che andrà avanti fino a fine puntata. Voi abbiate pazienza, è una roba proprio tra me e lei. Quindi andiamo non c'è via? No, vabbè, non è necessario, però come vedi anche te, lei ha preso il posto d'onore, cioè quella... Effettivamente io sto parlando solo con lei, no? Però va bene, voi non dovete offendervi. Yeah, è semplicemente che lei... Un caffè, ma no, più tardi ce lo prendiamo tutti insieme perché è giusto, ok, che lei sia la mia pupilla in questo momento. No, cioè il Paolo era qui dentro, mi sembra voglio giusto. Dire, cioè, ma mi sembra anche abbastanza evidente, per cui insomma ce la possiamo fare. Però, contrariamente a quanto stai pensando in realtà Luca, io proprio da te che voglio cominciare. Per esempio, io che rimango affascinata da, è brutto dire da chiunque impugni una chitarra, però in realtà tu per me hai una chitarra in braccio, quindi parti con 10 punti di vantaggio. Com'è che hai cominciato? Sei chitarrista da sempre? Beh, diciamo che ho cominciato da quando avevo 17 anni. Ah, quindi nemmeno troppo baby Luca? No. Quindi abbastanza sobria come scelta. È arrivata scelta. Prima la passione per la musica, di conseguenza... Quindi insomma parti tempo per metabolizzare e poi ecco subito all'opera. Sì, sì, sì. Mica perdiamo tempo noi, Giorgia, ma che cosa credi anche te? Mi sembra giusto. E te invece, chi ha questa bellissima voce che l'abbiamo sentita come cover dei Depeche Mode? La sentiremo come cover anche di altre band, per cui sicuramente sarà una voce importante, sicuramente sarà una voce più che modulata, una voce soprattutto più che allenata, perché abbiamo visto e sicuramente vedranno anche poi tanti dei nostri radioascoltatori che stavi cantando seduta. Sì. Per cui, quanto è importante per un cantante piuttosto che seduti cantare in piedi? E tu invece no, sei riuscita a dare il meglio, quindi a farmi felice anche da seduta. Devi avere un diaframma veramente... una roba del genere, brava Giorgia! Ma guarda, secondo me è importantissima la tecnica per tutto, ma per la voce... tutti voi che come me fate finta di provarci, quando incontrate dei tipi come Giorgia, basta, zitti, tacete e punto. Ma no, ma non è per quello, cioè il canto è bellissimo, anzi tutti quanti dovrebbero cantare perché comunque mette allegria. Però certo, se qualcuno vuole farlo di professione, la tecnica è non importante, è fondamentale. Perché è quello che ti permette di fare più di 2 ore di spettacolo, è quello che ti permette di non avere poi corde vocali, gola, con i noduli e quant'altro. Esatto, quindi insomma, è importante allenare. È un buon punto su cui far leva, ma per esempio te, da quanto tempo fai leva su questa cosa, quindi sulla tua tecnica, sulle tue fondamentalmente capacità? Mi dicevi prima del fuori onda, perché tutti i nostri ascoltatori devono sapere che io con i miei ospiti posso parlare anche del fuori onda, mentre voi no. Per cui, mentre finite di rosicare, perché è giusto anche questo... Vabbè, al fuori onda tanto hai parlato solo con Giorgia, quindi... Ma infatti, ma io sono una persona coerente, capito? Quindi qua, cioè, se io dico che Giorgia è la mia pupilla in onda è fuori onda, giusto? È giusto. È una questione di coerenza, quindi questo per continuità andiamo avanti. Però informiamo che a noi ci è escluso anche nel ma fuori no, onda, ma no, io non no? vi escludo perché io vi voglio particolarmente bene, però capirete, insomma, sarete abbastanza comprensivi da comprendere che... Ma va Giorgia, bene così. Insomma, è femmina, è bionda, gli occhi azzurri, cioè tante cose, va no? bene che voi così, non potete va comprendere. Bene così. Va bene così, se lo fanno andare bene, Giorgia, va bene, stiamo vincendo noi comunque. Mi sembra giusto. Comunque, domanda fondamentale su di te. Quando e come hai scoperto la tua passione per la musica e soprattutto di avere una voce del genere? Perché ci sono tanti cantanti che magari vivono un po' di fantasie, no? Nel senso, magari ci pensano, magari... prendono tempo, tu invece mi sembri giovanissima, vedo che hai una voce ben allenata, canti seduta, mi regali Depeche Mode, cioè voglio dire, poi mi chiedi perché è la mia pupilla, no? Dicevamo, com'è che hai cominciato? Giovanissima, no, ho 28 anni quasi. Beh, sei giovanissima, cioè non sei giovanissima e qualsiasi cosa dovessero dirti loro, tu fai sempre leva sul fatto che siamo in questi studi, per cui quello che dici tu è legge. No, ma loro sono tutti più grandi di me, per cui è per cui rosicati in silenzio, voglio dire, incassiamo. Sono la più piccolina della band. Io vi batto tutti, sappiatelo, per cui io me la voglio anche tirare un po' su questo punto. Ma va bene così, quindi quando è che hai cominciato? Io, diciamo, ho iniziato relativamente presto. La mia passione per la musica arriva da quando sono piccola. E poi canticchiavo... Di Baby Giorgia, che belle soddisfazioni.
All'inizio canticchiavo, poi ho detto, però mi piace particolarmente, ho iniziato magari con le prime band, quando provi tipo nelle case abbandonate, nei garage. Quando come partorisci tutti, i testi, capito, nella maniera più strana possibile. Sì, esatto, poi a un certo punto dici, no vabbè, adesso magari è il caso di fare sul serio. Ottimizziamo. Quindi, sì. Assolutamente. Quindi ho iniziato a studiare, sono più o meno quasi una decina d'anni che studio, e forse un po' meno. E quindi dopo magari ho iniziato a farlo in maniera professionale, mettiamola così. Ora, visto che tu sei studiosa, quindi sei preparata, sei molto accademica, c'è qualcuno della vostra band che per esempio è un autodidatta e quindi si guadagna immediatamente è più tutta accanto la mia a me. Stima? Io. Bravo, io l'ho sempre detto che sei bravo. Cioè, ok, allora esco io fuori, esco io fuori, vado via. No, Anto, noi ti vogliamo sempre più bene. Ogni complimento che faccio loro in realtà è un puntino anche che prendo. Allora, vale. Sono tastierista e autodidatta. Perfetto, quindi un salutone mega galattico al tastierista che Francesco. È, attenzione, Francesco De Sisto. Vedi come suggerisce, com'è pronta. Io ti sto semplicemente facendo notare, Luca, quindi sì. per cui può andare. Anche perché avevamo una precisazione da fare, perché c'era il nostro Fabio Bada, esatto, che si stava un attimo inceppando sul fatto che non è il batterista, ma il bassista, per cui io chiedo bene ufficialmente, perché mi è stato anche spiegato, sicuramente se l'hai ascolto, che tu Fabio sei il più ruento del gruppo, proprio effettivamente, magari quello più puntiglioso, quello che si sente batteria, sì, diciamo posto che di basso, nel giro insomma, nel giro di 5 minuti sono arrivati 35 messaggi solo. 35 messaggi? Cavolo, signori, siete belli avvelenati. Facciamo passare da stalker, povero Fabio. Ma signori, siamo tutte matricole in confronto a Valentina, per cui voglio dire, qui in stalking diamo lezioni ogni giorno dalle 8 in poi, per cui per qualsiasi persona volesse imparare qualcosa in materia di stalking, Radio R9, Faccio Radio è specializzata, per cui c'è poco da sottovalutarci. Senti un po', Giorgia, io ho una cosa da chiederti. Visto che sei una cantante di una cover band, visto che hai una voce che fa invidia sicuramente a molti cantanti che stanno provando ad arrivare al punto dove invece sei già arrivata tu, visto che hai cantato da seduta, questa cosa a me rimarrà qua fino alla fine della puntata, ok, sicuramente ti sarai ispirata a qualcuno, ma visto che i Depeche Mode sono la tua band preferita, se tu dovessi farmi uno, due, tre nomi di cantanti, artisti che credi abbiano influenzato il tuo modo di cantare, di far musica, chi sarebbero? Allora, diciamo che nasco... È per questo che volevo il campanellino adesso, capisci? Quando io cercavo il campanellino prima, va bene. Ah, diciamo che sono nata già con un animo piuttosto rock, per cui... Ed è dei nostri, io lo sapevo. Cioè. La mia formazione musicale arriva prevalentemente da Led Zeppelin e Aerosmith, proprio mi ci sono buttata a capofitto perché volevo in assoluto cantare i pezzi degli Aerosmith, ed erano difficilissimi e io volevo per forza cantarli. Ma è giusto che uno punti alla luna comunque, da subito. E poi è esattamente nel tuo stile, uno sei una donna, due capelli ricci, per cui in realtà sei un po' tutto un programma, sia per la musica, sia per noi, sia per me in questa particolare. Ora, io voglio girare una domanda simile al nostro Luca. Visto che si parla comunque di una parte strumentale questa volta, quindi non più voci, non c'è più il problema di cantare seduti, questa cosa mi fascina. E in realtà canta anche lui, eh? Allora, ascoltatemi, ma questa roba, quando è che pensavate di dirmela? Ti stavo facendo passare per il classico chitarrista, stavo puntando veramente tutto sulla tua chitarra, invece no, sei anche voce, per cui è una scoperta indiretta. Sì, anche sì. Te sicuramente ti sarai fatto influenzare da qualche gli do un po' di riposo la ragazza, giusto? Per cui in realtà ti sta facendo un favore, Giorgio, prendine atto. Sì, più 5 punti per noi maschietti, sì. Ma lo ringrazio tantissimo perché su più di 2 ore di spettacolo, quando sarà anche il caso che quando riesci a riprendere fiato è fondamentale. Li ha recuperati al volo, non so se ti rendi conto un attimo. Vabbè, con dai, una rispostina. Non dico più niente. No, voglio dire, tanto per fartelo notare. Vocalmente, chi è che pensi ti abbia influenzato? Ma i miei artisti preferiti. La risposta più bella che puoi darmi. I miei artisti preferiti sono Led Zeppelin, Deep Purple. Mi ispiro fin quando è possibile, ovviamente, a quello, perché poi ci sono dei limiti tecnici. Quando canti, per esempio, ma così come anche te, Giorgia, quando canti, qual è la faccia di quale artista hai in mente
con l'ordine, con l'imperativo, sempre nella tua testa: devo assomigliare a questa persona, voglio essere tecnicamente perfetta come questa persona. Guarda, è diverso. Io magari mi ispiro a determinati cantanti, mm-hmm. ma non cerco in nessun modo di emularli. No, quindi non sfioriamo il plagio, assolutamente. Quindi, ma penso semplicemente a me e a trasmettere quello che dice il testo. Cerco magari una chiave interpretativa nella canzone e cerco di... E ci siamo assolutamente, anche perché in virtù proprio di una cover band c'è da rivisitare, c'è da mettere del personale, c'è comunque esatto, un po' da... Esatto, sì, altrimenti cantare un pezzo come l'originale, preferirei sentire il disco a quel punto. Diciamo che sì, noi cerchiamo di fare sempre una nostra versione. Ovviamente del pezzo. Sì. Non, è raro che prendiamo qualcosa la versione disco rappresenti, e la facciamo uguale, assolutamente. Qualcosa che rappresenti Rock Anthology piuttosto che i Depeche Mode per Personal Jesus. Ma se io dovessi chiederti di idealizzare la voce di qualcuno, quindi quella religione a cui vuoi ispirarti, assolutamente Robert Plant delle Zeppelin. E quindi voglio dire, era qui che volevamo arrivare, signori, ma un applauso a questa ragazza glielo facciamo pure. Così siamo così abili. C'ha anche i capelli alla Robert Plant. Peccato per voi che non la potete è vedere. È il tuo, è il la vedranno a brevissimo. E invece te, Luca. Sì. Allora, se hai cominciato che eri semi baby, quindi eri più o meno intorno ai 17 anni, la tua voce credo sia stata una scoperta in qualche modo di pari passo, no? Giusto? Con il sì, pacchetto voce chitarra, insomma. Sì, sì, sì. Senti un po', ma tu hai cominciato da subito con i Rock Anthology? Hai fatto le tue esperienze pregresse, visto che anche la nostra Giorgia i Rock Anthology suoi... diciamo che sono recenti, perché siamo nati a febbraio dell'anno scorso. Mm. Quindi un annetto e okay, mezzo. Ok, mentre tutto il resto della nostra vita, Luca... Sì, sono partito con i Feedback, okay, io e l'altro chitarrista Manuel Forlini. Ok, che risalutiamo, tanto non smetteremo mai di risalutarli. E poi dai Feedback siamo andati con gli Euphoria. Mm-hmm. Per un paio d'anni sono stato con gli Euphoria. E poi, diciamo, dalle macerie degli Euphoria sono nati Rock Anthology, perché tre sesti sono sì, io, Manuel e il semplifichiamo, un mezzo, Fabio. Ok? Vabbè, ma ci sta fondamentalmente che si prenda il meglio da una vecchia band e se ne formi una ancora migliore. Ma, accademicamente parlando, tu la chitarra in mano l'hai presa a... 17 anni, sì, perché sì, insomma, dai 17 poi abbiamo cominciato ad essere musicisti a tutti gli effetti. Sì, sì. Assolutamente, ma se io volessi strimpellare, ovviamente. Strimpellare, ci abbiamo provato e siamo diventati più che bravi, voglio dire, l'importante è dove siamo arrivati, non dove siamo partiti. Perché? Perché noi viviamo di buona musica e viviamo della musica che fate voi, che ci mettete del vostro, che le rielaborate, che comunque rimanete Rock Anthology pur essendo una rock band. Ora, per esempio, facendo finta che loro non ci sono, tu, Anto, se dovessi dare un consiglio ai Rock Anthology, quale sarebbe? Per quello che ho potuto ascoltare, nessun consiglio. Nessun consiglio. A livello tecnico, naturalmente, ci sarà qualcun esperto, più esperto di me. Però, visto come pubblico, è una cosa troppo bella ascoltarli e i risultati si stanno vedendo. Ma assolutamente sì, e soprattutto a quello che ci auguriamo e che vi auguriamo. Anche perché, in realtà, noi avevamo la dritta intenzione di andare subito al sodo e di ascoltare uno dei vostri pezzi, questa volta non in live, perché ok che siamo fan della musica live, perché se una canzone non l'ascolti dal vivo in realtà non l'hai mai ascoltata, però il nostro primo obiettivo oggi è quello di conoscervi, per cui ho letto un titolo che può interessarmi, You Shook Me All Night Long. Come me lo commenti? Com'è che è venuta fuori questa cover? Come ti è venuta in mente di cimentarti in un pezzo del genere? Ma perché gli AC/DC fanno necessariamente parte della storia del rock? E perché questa canzone, che magari prevede molto dell'urlo piuttosto che qualcosa magari di più carino, femminile, che ti si addice, qualcosa... Perché degli AC/DC non c'è nulla di carino e femminile. Effettivamente ci siamo anche su questo punto. Per cui magari abbiamo cercato di prendere il pezzo, uno dei pezzi più famosi, più coinvolgenti, significativi della band. E significativi, un pezzo appunto d'antologia del rock, perché... Se si pensa alla Zeppelin, scusami, agli AC/DC, magari... è uno dei primi pezzi che ti salta in mente. Esatto. Insomma, non c'è rimasto che ascoltarvi in qualche modo. Se voi mi date l'ok, io voglio i Rock Anthology con You Shook Me All Night Long.
Young Rock Anthology, che meraviglia che siete. Io non smetterò mai di dirlo, anche perché hai confermato quello che pensavo. Io comunque nella mia testa sono rimasta con l'immagine di te che suonavi live questa canzone, sempre seduta, come è giusto che sia. No. Sì, nella mia testa sì. Quindi questo non è contestabile. No, live questa qui no. Non possiamo fare, non ce lo fa questo regalo. No, ma poi gli esibisi seduti sono veramente impossibili. Già molto se tocca terra quando canta questa. Immagino, effettivamente diventi tutta rossa molto probabilmente. Ma sì, che carina facile che sarai, secondo me, sul palco a cantare gli esibisi, a spremerti come un limone. E guarda, puoi venirci a sentire. Essere il caso, anche perché avremo modo di ricordare le date in cui sarà possibile venirvi a vedere dal vivo, e soprattutto per tutti coloro che si sono appena sintonizzati, quindi che stanno ascoltando i Rock Anthology in questo preciso istante, non hanno ancora ben capito dove siamo partiti, dove vogliamo arrivare e quant'altro, per cui possono, potranno rivedere il video della vostra intervista su questa pagina e potranno conoscervi sicuramente meglio, comunque per altri dettagli, sempre sulle vostre o sulla vostra pagina, che è Rock Anthology omonima, appunto, di Facebook. Rockanthology.tk il sito internet. Rockanthology.tk. Eppure esatto, voi questo sì. TK dovrete spiegarmelo prima delle 7. Dopo. Dopo, lasciamo correre che è meglio. Ci prendiamo una brevissima pausa per la pubblicità e poi di nuovo qui per Facce da Radio, sempre con i Rock Anthology, ammesso che non se ne vadano. Voi lo state promettendo. Promesso. Anche perché Valentina, oltre che in stalking, è specializzata in placcaggi. Per cui occhio, possiamo farcela. Vuoi veramente placcare noi tre? Ma perché no? Tanto in realtà il primo ostacolo ve lo fa la telecamera stessa, perché sembra facile scavalcarla, ma in realtà è traditrice quella telecamera, e poi ci sono io comunque in seconda fila. Possiamo farcela, l'abbiamo promesso. Per cui, a tra pochissimo! Porca troia, non l'abbiamo detto. Vabbè, tanto è dritto. Mi fa un paio di incidenti. Sì, no, perché sennò non riesco a prenderla. Che sono abituata a fare l'originale. Ci siamo. Era l'ultima notizia per questa edizione del GR, l'informazione torna più tardi. Secondi da ora. Facce da Radio! Due. Sempre con. Was an A,
able to make it enough for you to be up in wage. And you know it. And every time you speak her name, does she know how you told me you hold me until you die, till you die? But you're still alive, and I'm here to remind you of the mess you left when you went away. It's not fair to deny me of the cross I bear that you gave me. You Che bravi che siete, quanto ci piace la musica live. Questi eravate voi, proprio eravate voi, la pompa ogni tanto va anche in cavitazione, ma è giusto anche che sia così, con Iota No di Alanis Morissette. Come mai questa scelta, Giorgia? Visto io parlo con te, oltre perché sei la mia perché pinna, è un pezzo rabbioso. Perché, esatto, è la parte integrante in questo momento, in questo pezzo, ed è un pezzo comunque carico di emozioni, che oltre esatto. a provare tu, riesci perfettamente a trasferirle a noi. Beh, il mio obiettivo, sono contenta se ci riesco. Perché ci siamo riusciti, quindi in qualche modo ci riteniamo anche soddisfatti. Ma io delle spiegazioni le voglio, Luca, ovviamente anche da te. Certo. Per cui tu la parte strumentale di una Alanis Morissette, no? Visto quanto è complicata di per sé la voce di Alanis Morissette e soprattutto te che riesci praticamente ad azzeccarla tutta, per cui trasferire ogni tipo di emozione che tu hai in testa a noi poveri mortali comunissimi, ok, mentre lei canta seduta, fa tutte queste cose, no? Lei che è un po' la regina dell'Olimpo, ma come fai? Seriamente, no? Parliamo seriamente, come fai? Ma secondo me l'importante è sentire veramente il pezzo, poi tutto il resto viene in automatico, anche se magari qualche volta ci può stare una stonatura o una leggera imperfezione, se è sentita, se si riesce a trasmettere esattamente la propria emozione, ci sta anche secondo me l'imperfezione, è tra virgolette perdonabile. Ma l'imperfezione fondamentalmente è personalizzazione, per cui in qualche modo io direi che ci fa anche comodo, perché nella tua imperfezione sei unica in questo modo, Giorgia, sicuramente non ti potranno confondere con nessun altro. No, poi in italiano con la R così ci canto solo io praticamente. Ma tu guarda, no, comunque dicevamo, Luca, visto che poi si dice che io dedico troppo tempo alla mia pupilla, invece tu questa parte strumentale come te la vivi? Ma è serenamente, un bel pezzo da suonare. Assolutamente, sì, però sì. A parte che sai, magari essendo chitarrista, tutto quello che le magie che fai tu su una chitarra in realtà a me sembrano stratosferiche, mentre in realtà è come far uscire il coniglietto dalla mano, no? No, cioè, beh, diciamo che quando scegliamo un pezzo, comunque sia, il fatto se ci piaccia o meno è fondamentale. Riusciamo anche a esprimere più emozioni da un pezzo, se è un pezzo che ci piace veramente, che non magari un pezzo che non ascolteremo mai fuori dal gruppo. Quindi diciamo che le canzoni che noi proponiamo come Rock Anthology rispecchiano molto le nostre preferenze quando della musica che ascoltiamo. Beh sì, assolutamente, anche perché sì, essendo una cover band sicuramente partiamo dai vostri gusti, dalle vostre emozioni per poi trasferirle a noi appunto comuni mortali. Ma se per esempio alcune delle ultime emozioni, come sentire la nostra mitica Giorgia cantare per la seconda volta seduta, ok, ce le fossimo perse, per cui ci siamo appena sintonizzati, siamo appena entrati in macchina, se io volessi rivedere per esempio questa intervista o magari voi che suonate in video, perché no? Dov'è che vado? Ripetiamolo all'infinito. rockanthology.tk, okay. Che è il nostro sito internet. In più, visto che noi siamo dei tipi particolarmente social, per cui ogni nostro radioascoltatore ha già lasciato un mitico like alla pagina Facebook R9 The New Radio, lo sta lasciando anche alla pagina Facebook per Rockanthology. Che meraviglia, così semplice, più semplice di così. Mi raccomando, col TH Anthology. Col TH, per cui mi raccomando, signori. Ok, non facciamo altrimenti non ci trovate. Esatto, perché è molto semplice. Noi cerchiamo Rock Anthology senza TH, in realtà troviamo poco. Esatto. Per cui va bene così. Senti, io vorrei parlare anche un pochino con te, visto che oggi ti abbiamo accantonato un po'. Poi non vorremmo mai che ti venissero delle crisi. No. No, lui non manda i messaggi. Io non mando no, lui non è, insomma, un tipo che sta bene in questo modo.
Ma se io effettivamente volessi parlare un pochino della parte più importante, no, di questa band, più che tecnica, organizzativa, dai. Esatto, dai, magari logistica, se io volessi venirli a vedere, sì, dovremmo ricordare all'infinito le loro date, se non altro le più vicine. Perché? Perché noi abbiamo urgenza di ascoltarli sti ragazzi, sì, perché sì, sono sì, veramente, sì, veramente bravi. Poi se ci viene un Antonio Forzieri a presentarvi, in realtà noi siamo già ben predisposti. Per cui, dov'è che possiamo andarli a vedere? Allora, a livello organizzativo sì, possiamo utilizzare la pagina Forzieri Management. Naturalmente da lì ci saranno tutti i link con i contatti, che si può accedere anche al canale di YouTube dei ragazzi per ascoltare realmente tutto il loro repertorio, o la maggior parte, perché naturalmente sa, il repertorio è vastissimo. Quindi abbiamo selezionato i pezzi migliori, così facciamo bella figura, no? È giusto. Lo fanno tutti. Ma parentesi, noi, i nostri pezzi sono tutti buonissimi, quindi siamo, non abbiamo paura di niente. Beh, diciamo che sul canale YouTube, al di là delle registrazioni che possono, cioè tu ti metti lì, ci stai una giornata intera, aggiusti questo, aggiusti quello, dal vivo vedrete veramente come suoniamo. Dal vivo poi soprattutto è buona la prima, per cui esattamente, esatto, le emozioni che io ascoltatore dovrei provare in realtà le leggo sulle facce vostre, per cui in realtà se una band è bella unita, c'è un rapporto di stima che fa un po' da collante anche tra tutti i membri, le espressioni che fai mentre canti in realtà sono parte integrante delle emozioni che puoi andare a trasferire a me, Giorgia. Esatto. È la mia pupilla ufficiale, punto, basta. No, cioè, tu puoi sbatterti quanto vuoi, perché tanto io faccio solo la mia parte organizzativa e posso solo dire che basta, io non voglio nemmeno più di tanto, digli. Io posso solo dire che la nostra vetrina sarà il 1° maggio qui a San Benedetto, alla festa del quartiere agraria. Quindi okay, sarà la nostra vetrina, quindi per i gestori di locali, per le eventuali feste, ripetiamo che chi ci vuole contattare tramite le pagine Facebook Rock Anthology o Forzieri Management, ci si possono avere tutte le informazioni, innanzitutto per le serate, quindi per chi ci vuole venire a guardare e ad ascoltare soprattutto, e anche per chi ci vorrebbe ospitare in qualche suo evento. Quindi tramite, in realtà è una cosa bionivoca, tramite le due pagine o direttamente il sito internet rockantology.ch, TK, e ci si può reperire tutte le informazioni sia di visita o per chiamarci e avere tutto il nostro, la nostra organizzazione, ecco. Ecco, insomma, quindi siamo belli organizzati, belli operativi, sì, e soprattutto belli reattivi. Ma Anto, vogliamo ridargli un paio di numeri, un paio di contatti, visto che tu ti sei fatto avanti con lo stalking, neanche a dire sono stata io, no? Hai fatto tutto da solo, per cui incrementiamo. Allora, questa volta faccio al contrario. Do il numero di Fabio, così stalkerizza lui, visto che lo fa, esatto, con noi, che è il 328 36 17 644. E il mio numero personale invece è 380 12 63 055. Naturalmente tutto nelle pagine di Facebook è riportato al migliore dei modi. Per cui, signori, noi che siamo appunto dei tipi stra social, noi abbiamo un'affinità particolare con le pagine Facebook, e la prima cosa da fare, anche se siete, non so, se state facendo rally e state ascoltando Radio R9, quindi vi hanno affascinato questi Rock Anthology, non perdiamo tempo, quindi non vogliamo nemmeno staccare le mani dal volante, questa è istigazione al suicidio fondamentalmente, sì. Per cui io voglio in anteprima ringraziare tutti i mitici avvocati di Radio R9 che ci permettono effettivamente di andare avanti ogni giorno, ma comunque non perdiamo tempo e lasciamo immediatamente un like alla pagina Facebook di questi ragazzi, che veramente, cioè, un futuro ce l'hanno già, neanche a dire ve lo auguro, per cui c'è poco di onirico, in realtà è già tutto concreto, ma Rock Anthology è il prossimo like che dobbiamo lasciare, quindi parola d'ordine, like a Rock Anthology. Sì, soprattutto. Ricordiamo ancora qualche data, Anto, perché è importante. Allora, togliendo quella del 1° maggio, che ormai ne abbiamo parlato abbastanza, tutta San Benedetto sarà il 1° maggio lì a vederci, e togliendo qualche festa privata, che per privacy naturalmente non possiamo dire, avremo la festa di San Filippo Neri qui a San Benedetto il 4 giugno. Ringraziamo adesso lo Chalet Baciù che ci dà la disponibilità di fare due e più date, tra cui una il 19 giugno, e una il 21 agosto, quindi sul lungomare di San Benedetto, una il 3 luglio e una il 3 luglio, quindi novità. Poi si, perfetto, dice perché sì, una delle ultime inserite. Una delle ultime, siamo alla Sagra della Scottona agli Arri Patranzoni il 10 luglio. E non venite per la Scottona, mi raccomando. No. Parla una vegetariana, per cui in realtà noi andiamo a sentire Rock Anthology, sì, non veniamo per la Scottona.
Lasciami credere questo. Ma va bene. Ma anche perché, Valentina, se vieni tu, ci sarà Valentina che ti aspetta. Tu hai visto che la tua pupilla... Eventualmente affittate Valentina, per cui se... Allora, Giorgia, Giorgia metterà una sedia sul palco e tu ti metterai vicino e avrai la tua pupilla per tutta la serata. Insomma, riuscirò a starti veramente appiccicata come una cozza allo scoglio. Va bene, andiamo avanti. Questo, poi abbiamo il Grottammare, quella che diciamo prima del 28 luglio in Piazza Carducci. La Sagra, Principe Azzurro. Principe Azzurro. Che dire più, ne sono tante, siamo arrivati a una trentina già, quindi per il resto è da vedere alla pagina, lì ci saranno tutte le informazioni. Altre sono ancora in dirittura d'arrivo, siamo agli ultimi contatti. Ma tanto, comunque, noi su, su Rockantology abbiamo ogni tipo di direttiva. Esatto, e ci sentiamo soddisfatti in questo modo. Sì, ottimo, ottimo, ottimo. Signori, ma io voglio parlare di nuovo con te. Ho visto un titolo che mi è piaciuto parecchio. Satisfaction. Sì. Ok, descrivimi cosa dovrei aspettarmi dalla tua voce, da quello che stiamo per andare ad ascoltare. Beh. Beh, insomma, voglio dire. No, no, non proprio un belato. Ma guarda, diciamo che parla prevalentemente di insoddisfazione quel pezzo, per cui non sarò mai soddisfatta di come l'ho cantato. Meglio, tu hai detto una spinta a migliorarsi sempre, anche se, cioè voglio dire, insomma, qui si canta già da seduti, quindi sono pochi gli upgrade da fare. No, beh, però comunque è un pezzo, diciamo, classico della storia del rock, super conosciuto, e cerchiamo anche di far ballare la gente quando lo suoniamo, per cui... E quindi insomma è quello che ci tocca ascoltare, perché veramente adesso è un ordine, anche perché siamo talmente curiosi di vedere in che modo ci stupirà stavolta. Poi è un pezzo che parla proprio di insoddisfazione, per cui penso che tutti quanti siano un po' insoddisfatti. Noi nichilisti, vai, ci aspettiamo, solo tanta tanta emozione. Grandissimi Rockantology, grazie infinite per essere stati qui, ce l'abbiamo fatta, speriamo insomma vi siate divertiti almeno un pochino, insomma, certo, visto che certo. Noi siamo veramente carichi ogni volta e speriamo sempre che i nostri ospiti si divertano almeno un decimo di quanto ci divertiamo noi da questa parte dello studio. Se voi confermate, ho anch'io la mia soddisfazione quotidiana. Questo certamente. Siete gli strabenvenuti per qualsiasi altro evento, per cui noi vi aspetteremo qui a braccia aperte. Anto. Sono qui, io dormo qui sono stanotte. Giorgia. Io dormo qui stanotte. Volevamo dire. Grazie mille signori, Facce da Radio torna domani, stessa ora, sempre con Valentino Gumina, sempre sulle frequenze di Radio Renove. Ciao, grazie. Ciao.